Oddio. Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusate il tremolio dell'intro, ma l'ho già detto nell'intro del video precedente, mi sono dimenticata di registrarlo, quindi lo vado a registrare ora. Video su questa acconciatura, ora mi alzo, vediamo se si vede. Chiedo veramente venia, scusatemi. Mi sono ispirata a un'acconciatura che aveva Lorelai Gilmore nella puntata in cui fanno la gara di ballo. Ho l'orecchio rosso. Fa caldo in questa stanza. Quindi è un'acconciatura un po' anni 50, quasi pin-up, però l'ho un attimo rimodernata perché ci devo scendere. Scusate il tremolio, vi lascio al video e un bacione. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba. Ok, partiamo da capelli mossi. Io questo mosso l'ho ottenuto con i bigodini, questi qua lunghi e morbidi, li ho tenuti su 8-9 ore. Se vi interessa la recensione vi lascio qua il link, se vi interessa invece l'applicazione c'è anche il video dedicato a questo. Allora, da questo capello pazzo. Ah, un'altra cosa che ho fatto, sono andata in testa giù e l'ho allargati tutti, l'ho anche pettinati con un pettine a denti larghi perché volevo disfare completamente, anche se non ci sono riuscita, i ricci. Voglio un effetto sì di riccio, ma non voglio il boccolo mariantonettoso. Si può dire mariantonettoso? No. Allora, una cosa di cui abbiamo bisogno è un pettine con la punta, questo è tutto scassato. E delle forcine, queste qua richiudibili. Allora, io voglio fare la riga laterale che parte qua più o meno e vada dall'altro lato, ma con questa frangetta non ci vedo niente. Allora, vediamo un po'. Ok, no, per niente. Proviamo con lato. Devo sistemare anche la frangetta dopo. Dopo aver diviso i capelli, prendo, facciamo di qua prima, una sezione di capelli più o meno di questa grandezza, forse anche un pochino più grande, ok, e la vado a rotolare su se stessa mettendoci un dito sotto. Mi si imbrogliano quelli di sotto. Dopo aver fatto questo torciglione al contrario, sfilo il dito e fisso con un paio di forcine all'interno. Se non la sento sicura, ne vado a inserire ancora una all'interno. Più o meno un paio dovrebbero bastare. Ok, l'effetto dovrebbe essere questo. Ora lo vado a fare anche dall'altro lato. Qua ho un pochino più di capelli perché la riga era di così. Quindi quel torciglione dovrebbe venire un pochino più grande. Separo i capelli, tiro via questa sezione, non sessione. Dopo la frangetta lo sistemo. Ok. Dopo aver diviso la sezione,
inserisco come l'altro lato il dito all'interno e arrotolo, tiro via il dito. E blocco con le forcine. Una da sotto, anch'io un'altra da sopra. Ok. Questa parte qua mi è venuta un pochino male, quindi cerco di sistemarla con le pinze. Tiro dove mi serve, prendo una pinza, e ce la faccio passare da sotto. Dovrebbe reggere. Ok, questo è il risultato finale. È una cosa molto semplice, simpatica, perché comunque abbiamo questo banco è uscito un poco male, vabbè, poco male. È una conciatura carina. Ok, ora vi faccio vedere anche dietro. Dietro è così. L'unica cosa che ora andrò a fare è un po' di lacca o anche del gel fissante per i boccoli, lacca soprattutto per sopra e gel per i boccoli. Dovrei sistemare anche la frangia, ma mi sa che non ho il tempo. Spero che questa acconciatura alla Lorelai Gilmore nella puntata in cui fanno la gara di ballo e alla fine vince... Oddio, come si chiama? Lo scemo del villaggio, non mi ricordo più. Comunque spero che mi abbiate capito. Vabbè, ovviamente lei non aveva la frangetta in quella, non aveva la frangetta, quindi amen, io ce l'ho, me la tengo. Spero che vi possa essere piaciuto, possa essere stato utile. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba.